Ho sempre avuto un po' di riluttanza sul discorso Samyang perché ne ho provati tanti di obiettivi Samyang ed erano tutti abbastanza belli, abbastanza soddisfacenti per certi versi, soprattutto la linea cinema come questa qui, ma tutte le prime edizioni, quantomeno, delle varie versioni, delle varie focali, dei vari sistemi, bla bla bla, di Samyang avevano un grosso problema. Avevano un tale carattere in termini di contrasto e colore che praticamente o usavi tutti i Samyang o avresti sicuramente corso il rischio nella fase di montaggio una mosca, cioè una mi sta dando il tormento, di perdere ogni forma di fede in qualsiasi divinità tu creda. Perché veramente matchare le lenti Samyang era veramente uno dei più grossi diti, anzi, in culo. Che clip. Guarda, 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 Con guarda, 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 guarda. il buongiorno Cipollini, questa volta vi voglio parlare di un obiettivo cinema, lo avete capito dall'intro spettacolare meravigliosa che vi ho fatto, ed è l'85 T1.5. Poi un domani magari se vi va facciamo una discussioncina sul significato di F e di T, perché c'è una leggera differenza. E comunque questa è la lente cinema. Bella, e la recensione potrebbe finire qua, ma ovviamente è una recensione mia, quindi dobbiamo andare no? Fare le cose. Partiamo dalla costruzione, ragazzi. L'85 Samyang, seconda edizione, anche se in realtà è la terza, però per qualche motivo si chiama MK2, è fatto veramente bene. La versione che ho io adesso è per Sony e tutti i test sono stati fatti su un Sony A7S3, ma ovviamente c'è per Fuji, c'è per Panasonic, c'è per Sony, per Canon, insomma per i vari tipi di sensore APS-C e anche micro 4 terzi, oltre ovviamente al full frame come nel caso di Sony. È una lente abbastanza pesante, circa 513 grammi, ed è divisa in 9 elementi divisi in 7 gruppi, iride a 9 lamelle e tanto tanto bokeh. Sicuramente è un obiettivo molto luminoso, una costruzione fatta bene, la resa cromatica. E qui, mamma mia, che bel passo avanti che ha fatto Samyang, togliendo tutto quel contrasto eccessivo, inusabile, impensabile, ma che non si hanno tutte lenti identiche della stessa serie Samyang. Tanta roba, i colori mi sono piaciuti veramente tanto. Certo, l'aggravante loro è che sono su una Sony, ma quello è un parere mio, non mi odiate, sono un Fuji entusiasta e non dico hater Sony, ma giù di lì, anyway. L'ho utilizzata su una Sony A7S3, è ovviamente una lente tutta in manuale. La nitidezza anche a tutta apertura c'è, si vede anche sui bordi, rende bene, ma un grosso problema, che poi grosso in realtà non è, però è un problema, essendo una lente principalmente per video, sono le aberrazioni cromatiche. Ci sono, si notano anche a bassi contrasti di luce, ma comunque hanno un loro carattere, quindi in tutto sommato ci può stare. Ecco. Del resto non è una lente che costa l'ira di Dio, sta tra le 400 e le 500 euro in base a dove la comprate, quindi una lente tutto sommato economica per essere una lente cinema. Ovviamente la distanza di messa a fuoco minima non può essere così minima perché comunque un 85 mm non è un macro, ragion per cui è circa un metro la distanza di messa a fuoco minima. Ma nonostante le aberrazioni, nonostante comunque il fatto che sia manuale, è una lente che si comporta estremamente bene, un po' in tutte le condizioni, bisogna riconoscerlo. Ha un rapporto peso e dimensioni abbastanza equilibrato e in mano, una volta collegata ad una camera, va abbastanza bene come bilanciamento. Poi dipende sempre da uno come è abituato a lavorare. Ci sono delle esigenze fisiche come la ghiera,
della messa a fuoco, che avrei voluto fosse quantomeno larga il doppio per poter avere più flessibilità una volta montati gli accessori su un rail piccolo, quindi su un setup piccolo come quello che ho utilizzato io e che state vedendo in queste immagini. Avere un pochettino più flessibilità sul dove andare a spostare il puller sarebbe stato meglio, anche perché avendo la ghiera ovviamente fluida dell'apertura della focale, ovviamente il secondo puller da installare per l'apertura, se si volesse usare il rig, sarebbe comunque un po' troppo vicino al rig della messa a fuoco. Ma questo è proprio quel cercare il pelo nell'uovo che in realtà non si basa su nessuna reale esigenza improrogabile, visto che parliamo anche di una lente, ripeto, da meno di 500 euro. Lasciatemi solo qualche istante per parlarvi dello sponsor Color Like Pro, un pacchetto di 600 e più LUT ad un costo veramente bassissimo, che serve a ottimizzare il workflow di ogni videomaker, ottimizzando e riducendo all'osso i tempi di correzione colore. Basterà infatti utilizzare i propri file in log o eventualmente appoggiarsi al log simulator presente all'interno del pacchetto. È comunque tutto ben spiegato nei tutorial in italiano o in inglese all'interno dello stesso pacchetto. In descrizione vi lascio il link per acquistare. La corsa della messa a fuoco soprattutto è, per quanto non infinita ovviamente, ma è comunque abbastanza gronde. Nella sua autobiografia si leggono delle storie. Uno piacere, il grande piacere ospite di avere ospite. È abbastanza grossa, è abbastanza lunga, per cui c'è un buon scorrimento e la reattività dello scorrimento, appunto, della messa a fuoco della barilotto è abbastanza fluida, non è né troppo leggera né troppo facile a muoversi né così difficile e pesante. Installando un buon puller come il Tilt Nucleus di cui vi parlo qui, sia esso radio o meccanico, sicuramente ridà dietro un buon feedback ed è tanta roba per certi versi. È una lente molto bella, è molto facile mettere a fuoco se la si sa usare e si fa, insomma, attenzione con gli strumenti quali il picking e la magnification a dove si va a mettere a fuoco, magari usando un puller, ma è chiaro ragazzi, una lente cinema, quindi ci sono queste cose normali. Con il puller si segna l'entrata A e B e l'uscita dalla messa a fuoco, insomma, e si ha la corsa precisa, si blocca e via senza nessun tipo di problema, né vero a tutta apertura. Ovviamente una lente del genere a T1.5 di apertura è chiaro che vi crea Narnia dietro i mondi fantastici nello sfocato. Questa era la mia recensione del Samyang 85 T1.5 Mark II, il nuovo. Ho deciso di farla perché se ne parla poco online e spero che possa essere d'aiuto a qualcuno che è indeciso se acquistarla. Se arrivate dalla diceria, che poi tanto dire non è, perché è vero che le Samyang hanno un carattere così personale che o hai tutto Samyang o non riesce a lavorare, sì, è vero nelle vecchie edizioni, nella nuova diciamo versione dell'MK2 che ho trovato ovviamente il link in descrizione, vi posso garantire che si può lavorare benissimo in accoppiata con altre belle, stupende, fantastiche, meravigliose, incredibili lenti. Io vi ricordo che mi potete seguire anche su Instagram, dove ogni giorno pubblico tantissimi contenuti, perché è più facile, più immediato. Mi seguite cercandomi, se non lo avete ancora fatto, cercandomi Maurizio Albanese Filmmaker. Io ovviamente vi ricordo che se non l'avete ancora fatto vi potete iscrivere a questo canale supportandomi, condividendo, mettendo un like e soprattutto dicendolo ad amici e parenti da tutto il globo terracchio. Siamo tornati finalmente nel nuovo studio, poi sono da solo, pezzi siete voi, però sono tornato col nuovo studio finalmente, quindi aspettatevi tanti bei video meravigliosi, tante belle collaborazioni. Se non l'avete fatto, attivate la campanella, insomma, lo sapete già. Va bene, sapete che c'è. Vado a farmi un caffè. Ciao, cipollini. Questa la metto qua. Bene, ciao.